Passiamo la parola a un'altra grande atleta, Silvia Bortò. Bortot. Bortot, vedi, Grazie. lo dico alla francese. Silvia Bortot, campionessa di boxe e di K1. Anche qui ho una domanda, nella mia ignoranza sportiva. Spiegaci un po' cos'è il K1. Il K1 è una disciplina di sport da combattimento. Ve la semplifico dicendo kickboxing, quindi dove si usano calci, pugni, clinch, ginocchia con delle regole, insomma, comunque uno sport da combattimento che si fa sempre dentro il ring. A te volevo chiedere questa cosa, pensando alla boxe e agli sport di contatto, viene sempre in mente che siano sport prettamente maschili, nella, diciamo, linguaggio comune. Questo ha influenzato il tuo avvicinarti a questo sport o la tua anche vita quotidiana in quanto atleta che fa questo tipo di sport? E cosa pensi dovrebbe cambiare perché le ragazzine o le bambine possano avere un accesso meno maschilizzato, diciamo, a questo tipo di sport? Ti rispondo con una domanda, cioè, quante volte ti sei sentita a disagio tu mentre facevi pallavolo o comunque il tuo sport, la tua passione? Ma io mai. Ok, io all'inizio sempre. Io ho iniziato, vabbè, ho iniziato giocando a tennis, poi l'ho abbandonato, poi mi sono avvicinata alla kickboxing, quindi allo sport da combattimento. Per un fattore fisico, volevo tenermi in forma, comunque appassionata di karate, Bruce Lee, Van Damme, mi buttavo giù dalle scale, pensavo di essere ninja da piccola. Quindi insomma, cioè, c'era un qualcosa. Sì. E sono capitata in una palestra all'inizio che il maestro nemmeno voleva allenarmi, no? Perché adesso Fitbox, kickboxing, la moda, le modelle che hanno iniziato a fare queste discipline per tenersi in forma, no? Perché fa fashion, perché. Però all'inizio, cioè, la box non era neanche aperta al mondo delle donne. La prima pugile, tra l'altro, italiana di Trieste è andata a combattere proprio all'estero perché qui non poteva, cioè era fuori legge. Quindi a me fa piacere adesso essere qui a parlare di questa cosa, ma vi dico che 10 anni fa era una cosa. Scusa, fai kickboxing? Cioè, ti fai dare calci e pugni in faccia? Hai, oddio, un occhio nero. Cioè, sembravi un alieno o un alieno o comunque hai dei problemi. Cioè, hai dei problemi, hai dei disturbi, soffri di disturbi. No, era così. Adesso invece pian pianino mi fa piacere perché il movimento pugilistico anche femminile ha preso piede. Le ragazze, quando ho iniziato io, venivamo classificate come delle, a parere mio, delle pagliacce. Cioè, era bello dagli uomini sotto, da questi sempre della federazione, vedere queste quattro donne, come ha detto lei, tante volte viste anche come oggetto sessuale, perché magari alcune proprio arrivavano lì belle tutte carine, questi qua davano via di testa a vederle combattere. Quindi eravamo proprio messe lì tanto per una pagliacciata. La nazionale italiana adesso comincia ad avere una sua forma, un suo perché. La boxe è entrata a Londra, con Londra nelle Olimpiadi, non ci sono tutte le categorie di peso come nella boxe maschile, però anche lì pian pianino sta prendendo, cioè ne stanno introducendo altre. E la nazionale adesso, ripeto, ha delle ragazze che comunque competono a livelli altissimi, a livello mondiale, però anche qui. Chi riesce a farlo bene è dentro alle forze cioè polizia o comunque esercito, guardia di finanza, ed entrano comunque, posso dirlo, non sempre chi se lo merita di più, cioè questa cosa. Io quando, adesso sono, eh?
No, 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 niente, no, no, ma non con Chiara, io parlo del... Abbastanza tranquilla io. Dopo 21 titoli. Esatto. E no, parlo del pugilato. Sì, esatto, ci sono tante cose. Adesso, vabbè, io sono passata professionista di boxe, tutti dicono, ah, professionista, oddio, hai vinto questo nella kickboxing, hai vinto bronzo ai mondiali europei, chissà quanti soldi. Vi dico, per il bronzo ai mondiali WAKO in Brasile ci hanno pagato a malapena il viaggio, io non ho visto niente. Da dilettante ho vinto i campionati italiani femminili, mi hanno dato sotto mia richiesta, dopo che li ho sollecitati, perché c'era 400 euro, mentre ai ragazzi che vincevano l'oro erano sui 1000. E poi dopo, europeo, grazie a degli sponsor, sono riuscita a portare a casa qualcosa e tuttora io lavoro, cioè sono grafica, insegno in una palestra e in più mi alleno 2 volte al giorno, tutti i giorni. Mi pago a mia volta i miei allenatori, i nutrizionisti, i fisioterapisti, e mi cerco gli sponsor. È un lavoro a tempo pieno. Essendo donna, poi quando vai là che ti dicono, oh, oddio, ma con quel bel visino, tutte queste cose, no? Che ogni volta. Io spero, perché tanti stati all'estero, soprattutto verso il nord, in Germania, in America, sono avantissimi più di noi le donne, vengono anche in Polonia, ho conosciuto delle ragazze che percepiscono proprio uno stipendio mensile per fare solo questo, come giusto sia. Qui in Italia, ma vedremo, magari iniziamo noi adesso.